Il progetto di conservazione dell'ex biblioteca Arcari di Tirano fa scuola, tanto da costituire un modello di recupero di un patrimonio culturale ed architettonico importante presentato di recente a Bressanone nel convegno Scienza e beni culturali patrocinato dal Ministero. Dopo l'assegnazione a marzo di un contributo di 150.000 euro da parte di Fondazione Cariplo nell'ambito del bando Beni culturali a rischio, cui si aggiunge l'impegno del comune per altri 100.000 euro, a maggio sono in i lavori di rilievo e di indagini sugli edifici che costituiscono il complesso dell'ex biblioteca nel Palazzo Pievani, in parte ancora di proprietà della famiglia, in parte compresa la chiesa di San Giacomo dell'amministrazione, cui fu donata 50 anni fa, un patrimonio la cui valenza storico-artistica e strutturale non è stata mai indagata e che ora necessita di essere con urgenza messo in sicurezza dal punto di vista strutturale e antisismico. La prima fase delle analisi ha riguardato un'analisi strategica grafica che ha portato alla luce gli intonaci storici che hanno coperto le pareti dell'edificio nel corso dei secoli e l'avvio di uno studio storico mirato a ricostruire l'evoluzione dell'edificio nel tempo, le funzioni, i passaggi di proprietà, le trasformazioni. A breve inizieranno da parte di uno studio specializzato le attività di diagnostica dell'edificio anche con tecnologie innovative come il laser scanner al fine di definire il piano di conservazione programmata del complesso, nel quale sono ancora oggi custodi Circa 16.000 volumi del fondo arcari e preziosi testi antichi risalenti al Cinquecento. Le tappe, dunque, sono la valutazione dei punti di maggiore vulnerabilità del complesso, gli interventi migliorativi della sicurezza del palazzo, preliminari alla ristrutturazione a partire dal tetto, per arrivare alla riapertura al pubblico. L'obiettivo del progetto del Comune di Tirano è quello di prevenire più gravi situazioni di degrado e restituire alla città la fruizione di un luogo così prestigioso e importante. Palazzo Pievani attende interventi strutturali da almeno vent'anni.